Ciao a tutti, io sono Yuri, questa è la mia palestra e oggi voglio costruirmi una speed bag a doppia estremità, una palla veloce a doppia estremità. Benvenuti a tutti o bentornati. Io ho appena finito di allenarmi e ho pensato: perché non fare un video veloce e rapido di un progettino molto semplice da realizzare? Un'idea che avevo in mente da tempo. Perché io saranno ormai anni che voglio comprarmi una speed bag a doppia estremità, quindi quelle col doppio elastico da soffitto e da terra. Ma ogni volta che faccio per comprarla, vado su un sito qualunque a cercarla e vedo che vanno dai 40 ai 50 euro. E tra me e me penso: 50 euro per una palla attaccata a due elastici non ne vale la pena. Quindi è arrivato finalmente il giorno in cui cercherò di replicarne una a modo mio. Come vi ho detto, questo è un progettino molto basic e anche molto campato per aria, quindi non so neanche io come sarà il risultato, ma è una cosa che può provare a fare chiunque perché occorrono veramente solo dei materiali semplicissimi. Quindi innanzitutto iscrivetevi al canale se tutti questi contenuti vi possono interessare, non perdiamo altro tempo, andiamo a preparare il setup di lavoro. Via! I pad del tavolo, la braccia di ferro. Ah sì, per chi magari se lo fosse perso, visto che è stato il primo progetto che ho portato sul canale, ho realizzato questo bellissimo tavolo da braccia di ferro. Andatevelo a vedere, vi lascio il link qua in alto. Allora, qui ho uno di quegli elastici da carico, quelli che servono per fissare le cose quando le caricate in macchina o dove cavolo vi pare. Uno di quei semplici elastici che sono belli elastici, belli resistenti, che magari si trovano anche su Amazon, se ci sono vi metto il link qua sotto, e una vecchia palla, una vecchia pallina che non usate più, ma che sia ancora bella, si possa gonfiare, che non sia rotta, diciamo. Ah, quasi dimenticavo, ci serve anche una fettuccia. Una fettuccia o un nastrino o qualcosa di simile. Perché? Ora vi spiego, la mia idea è molto semplicemente di far girare la fettuccia intorno alla palla, bloccandola con un bel po' di nastro isolante, scotch, nastro adesivo, meglio ancora se avete quello di tela, lasciando però alle due estremità le due asoline in cui fissare l'elastico. Veramente un'idea banale, oserei dire, che però reputo molto funzionale. Andiamo a vedere se ce la faccio. Allora, come avete visto, spero si sia visto, ho fatto due cappietti alla fettuccia, di modo che vado a posizionarla così, così, tricchete, tricchete, e mi vengono circa, molto all'incirca, alle due estremità. Taglio la fettuccia in eccesso perché voglio che, e non faccio un nodo qui perché non voglio avere spessore in più, già questa fa un po' di spessore. Taglio quelle in eccesso, semplicemente così. Bene, da qui non resta che ricoprire il più possibile la fettuccia di scotch. Mi raccomando, lasciando libero il pistoncino dove poi poterla gonfiare, nel caso in cui si sgonfia, almeno riusciamo sempre a gonfiarla, quindi non coprite questo con lo scotch. Ragazzi, abbiamo ottenuto una bellissima pallina arancione, che a vedersi non è neanche niente male, quindi l'aspetto estetico meglio di quel che mi aspettavo. Adesso vediamo anche se funziona però. Prima vado a fare ancora qualche giro di scotch, soprattutto qua sopra dove abbiamo i cappietti, perché sarà qui poi che ci sarà tutta la tensione, quindi abbondo per bene con lo scotch. Ok, direi che così può più che bastare, vediamo poi come si comporta. A questo punto dobbiamo aggiungere l'elastico, però per sapere di che lunghezza iniziamo a posizionarci. Allora, come vedete, a terra basta mettere semplicemente qualcosa di pesante. Io ho usato il mio pin
con i dischi, ma va benissimo anche una kettlebell bella pesante o qualsiasi cosa che faccia da ancoraggio. A soffitto, un gancio a soffitto o rack, qualsiasi cosa a soffitto, e vediamo a che lunghezza tagliarlo. Ho pensato l'elastico di non farlo singolo, ma di farlo salire così, doppio, in modo tale che posso anche allungarlo, accorciarlo nel caso, e che mi offre un po' più di resistenza ancora. Io le taglierei tanto così sopra, che sono circa 1,5 metri, e altrettanto sotto. Ora, per unire le due estremità dell'elastico, ho pensato di usare delle fascettine, dato che un nodo non terrebbe perché si snoda subito. Provo con delle fascettine. Ok, vediamo cosa succede. Ora dobbiamo vedere se sono in grado, perché sinceramente non l'ho mai provata. È il momento della verità. Semplice, qui ci vuole un bel po' di allenamento. E quindi, amici, che dire, come vedete la sua funzione la fa, direi anche egregiamente. Devo vedere se resisteranno le fascette, lo scotch e tutto quanto con tutte le sollecitazioni, ma per questo vi potrò far sapere solo dopo un po' di utilizzo. Per il momento direi che è stata un'ottima creazione, 50 euro risparmiati. Ovviamente, se non avete sbatti di star qua a fare tutta sta merdata, fate prima a comprarla, diciamo, detto sinceramente. E anche io, dopo che mi sarò impratichito un po', se vedo che mi piace tanto, me la comprerò una decente. In ogni caso, questo voleva solo essere un breve video veloce in cui mostrare qualcosa da fare che non fosse così lungo e complesso come i soliti progetti che porto. Quindi spero che questo tipo di video vi sia piaciuto. Nel caso, lasciate un mi piace, iscrivetevi sempre al canale, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi possono interessare anche dei progettini più semplici tipo questo, o se invece non ve ne frega niente e lascio stare di farli e continuo con i miei progettoni. Intanto grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.